ad esempio i vegetariani. Ora io rispetto le loro scelte, voglio dire, va bene mangiare poca carne, riguardarsi un po', ma c'è della gente che come al solito esagera. Ci sono dei miei amici che sono così vegetariani che non giocano più nemmeno a scacchi per non mangiare il cavallo. Ora questo francamente mi sembra esagerato. E allora uno, due, tre, boom! La pubblicità, o meglio l'immagine che ci dà la pubblicità. Noi uomini siamo cresciuti per anni nella speranza di diventare come l'uomo che non deve chiedere mai, ovvero l'uomo a torso nudo con i jeans, con le mani di lei che arrivano da dietro e ti cingono e ti entrano nei jeans, da cui il famoso gratta e vinci, perché l'hanno inventato nello stesso momento. Per cui allora uno, due, tre, veleno! Le ferrovie dello Stato. Sono mesi che Celentano ci promette, e voi, ferrovie dello Stato cambieranno in meglio, cambieranno tutto. Ora a me non mi interessa che cambi in tutto, non mi interessa che cambi in meglio, ma una cosa almeno Celentano la deve cambiare: la carta igienica che c'è nei treni. Vedo da alcune risatine in sala di stampo chiaramente sadomasochista che qualcuno, anzi molti ora di voi, si ricordano con precisione l'ebbrezza di essersi puliti almeno una volta nella vita con la carta igienica che c'è nei treni. Non è carta igienica, è carta vetrata. In Brianza ci fanno i comodini con quella carta igienica. Ok, invece. Per forza, nei treni c'è sempre la gente in piedi così. Sono qui lì, sono andati al bagno, un male cane col cavolo e si rimettono a sedere. Non ce la fanno proprio. E allora... uno, due, tre, bene! Quelli che ti abbagliano per segnalare che c'è il posto di blocco. Io ti ringrazio se te mi abbagli nei 2, 3, 4, 10 chilometri dopo, ma se te hai visto la polizia a Caserta e alla Spezia mi continui ad abbagliare, io che procedo nel senso contrario dalla Spezia dopo 6 ore c'ho 2 pupille così, perché cerco di vedere il carabiniere vestito da siepe che si muove, poi arrivo finalmente. No, è vero, cosa succede? Cosa succede? Che dopo che te sei iperteso arrivi finalmente a Avellino e trovi il poliziotto vestito da betulla che ti ferma e poi magari ti arresta perché c'è due pupille così, pensa tu abbia preso robaccia. Può succedere. E allora chiuderei con uno scoop. Uno, due, tre, veleno! Marisa Laurito. Playboy ha offerto a Marisa Laurito 20 milioni per posare nuda. Ora, Marisa, e te ne do 50 io, ma non ti levan nemmeno le pantofole, perché c'hai i bambini piccini.